Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi parliamo del parto, vi racconto tutto. Su Instagram vi ho lasciato una box dove farmi tutte le domande che volevate inerenti al parto, ma ho deciso di rispondere alle domande direttamente su Instagram, mentre qui di raccontarvi proprio la storia di quella giornata. Quindi partiamo dal principio. Tutto è iniziato giovedì 27 ottobre, mi viene un po' anche da ridere perché giovedì tipo alle 11:30 faccio delle stories dove vi dico sto benissimo, non ho alcun tipo di dolore, non ho nessuna sensazione particolare, nessuna sensazione strana, quindi secondo me a questo punto Tommaso nasce oltre il termine. Mancavano 4 giorni al termine. Io avevo la sensazione, ho sempre avuto la sensazione negli ultimi mesi di gravidanza che lui sarebbe arrivato con qualche giorno di anticipo. E alla fine così è stato. Tra l'altro io avevo scommesso proprio sul 28 ottobre, come vi ho già detto, ed è nato il 28 ottobre, tra l'altro qui accanto a me, che sta dormendo. Però era il 27 e io non avevo nulla, non avevo contrazioni preparatorie, non avevo nessun tipo di dolore, nessuna sensazione strana. Quindi io faccio queste stories dove appunto dico qui tutto tace, sto proprio bene, quindi secondo me ormai nascerà dopo la data del termine, o comunque non domani, che appunto era il 28. E invece dopo, verso ora di pranzo, 1:30, così, sento un fastidio molto sopportabile, però un piccolo crampetto, piccoli crampettini alla pancia, piccoli dolori tipo da ciclo in arrivo, durato poco, è passato, quindi una cosa proprio flash così, e non si è più presentata per tutto il pomeriggio, tant'è che io il pomeriggio registro anche un video che è quello dove poi vi parlo del terzo trimestre di gravidanza. Se ancora non l'avete visto ve lo lascio linkato nelle schede. Invece la sera, verso le 6:30, verso le 7 di sera, torna questo fastidio, perché lo definisco un fastidio, un po' di crampettini, però si ripresentano tipo dopo una mezz'oretta, tipo 40 minuti, molto leggeri, molto sopportabili, però si ripresentano, perché prendo il telefono, lo dico vabbè a ste che era ovviamente qui a casa con me, ma lo dico anche a mia mamma, l'unica persona che sapeva di questi fastidi, perché poi agli altri non ho detto niente, perché ho detto magari sono soltanto falsi segnali, non voglio far allarmare nessuno, quindi lo teniamo per noi. E dico a mia mamma: guarda, sento qualcosina, però è impossibile che nasca domani o che nasca stanotte, perché comunque sono molto molto sopportabili. Passano le ore, quindi l'ora di cena, dopo cena, eccetera, e questi dolori non si intensificano, ma comunque continuano ad esserci a distanza appunto di 40 minuti circa l'uno dall'altro. Mi faccio una doccia e dico: mi lavo i capelli perché metti caso che dobbiamo andare in ospedale stanotte, almeno i capelli puliti, perché non volevo arrivare in ospedale magari non tenuta bene. Avevo proprio questa cosa di voler lavare i capelli prima di andare in ospedale a partorire, però non si può sapere effettivamente poi il giorno del parto qual è il momento esatto. Ma sensazione, ho detto: mi lavo i capelli. Infatti, mi sono fatta una bella doccia, mi sono lavati i capelli, li ho asciugati tutto, ero perfetta, tutta pulita, profumata e tutto. Vado nel letto per guardare un film, perché nel frattempo Ste era andato a giocare a padel, quindi ero a casa da sola. Gli ho detto: Ste, tieni il telefono a portata di mano, perché si sa mai, non credo perché non sono dolori forti, però si sa mai. Vengono le circa mezzanotte, 11:30, lui arriva a casa, si fa una doccia, mezzanotte siamo nel letto e questi fastidi iniziano a essere più frequenti, quindi non più a distanza di 40 minuti, ma tipo a distanza di 20-25 minuti l'uno dall'altro, un po' più forti, tant'è che io inizio a segnarmi sul telefono, ancora alle 9 di sera ho iniziato a farlo, mi segnavo questa sorta di contrazione. Ho detto: se sono contrazioni io me le segno, così quando arrivo poi in ospedale sono preparata. Però non ero certa se fossero contrazioni oppure no. Proviamo a dormire. Ste ovviamente si addormenta, io mi addormento, ma quando arrivano questi dolori mi sveglio. Mi sveglio, prendo il telefono, vado nelle note, aggiorno, quindi metto l'orario della contrazione, che poi alla fine era una contrazione, ma al momento ancora non ero certa.
E poi, quando passa questo fastidio, torno, mi rimetto a letto perché non riuscivo a stare nel letto, dovevo alzarmi, muovermi un po' per casa e poi, una volta passata, tornavo a letto. Ho fatto così da mezzanotte fino all'una. All'una mi sveglio di colpo con un dolore molto molto forte e lì inizio a pensare, ok, forse ci siamo. Pensavo di riuscire a tirare fino al venerdì, quindi alla mattina di venerdì, e invece a fine così non è stato. Alle 3 di notte, dopo un po' di dopo tutti questi fastidi che non erano più ad intervalli di 25 minuti, perché li avevo anche ogni 10-15 minuti, decido prima di farmi una doccia calda. Faccio questa doccia, sto sotto la doccia un quarto d'ora, ma i dolori non passano e continuano ad esserci, quindi ci prepariamo. Mi sono fatta la piastra, abbiamo finito di organizzare la borsa del parto, ho aggiunto due cosine all'ultimo, ho preparato i documenti, ho preparato la carica batterie, eccetera, tutte quelle cose che dovevo aggiungere alla fine. Prendiamo le cagnoline, andiamo a casa dei miei, lascio le cagnoline da mia mamma, che dormono, poi sono rimaste a dormire appunto da loro, e noi andiamo in ospedale. Durante il tragitto in auto, a un certo punto ho dovuto dire a Ste di fermarsi perché avevo questo dolore, era arrivata questa contrazione proprio forte che non riuscivo a gestire da seduta in macchina, quindi ci siamo dovuti fermare. Anche se lui mi diceva, ma siamo 5 minuti dall'ospedale, non riesci a resistere? No, fermati, fammi scendere dalla macchina perché devo muovermi, non posso stare seduta, non ce la faccio. Scendo, mi accovaccio un po' lì al lato della strada, tutto questo tipo alle 4 e mezza del mattino, perché poi nel decidere di andare in ospedale, nel preparare tutto, carica la macchina, preparati, e un po' di ansia è iniziata ad venire. Alla fine è passata tipo un'ora e mezza e siamo arrivati in ospedale poi verso un quarto alle 5, andiamo in pronto soccorso, l'infermiera che mi accoglie, secondo me mi ha visto abbastanza tranquilla, intanto che mi ha detto ti visitano, ma se è ancora tutto ok ti rimandano a casa. E questo era il mio terrore, io non volevo farmi più di 30 minuti di strada, perché l'ospedale comunque era abbastanza lontano rispetto a dove abitiamo, quindi non volevo rischiare di farmi l'andata e il ritorno con i dolori per poi appunto tornare a casa. E ho cercato di restare a casa il più possibile, ma alla fine, quando mi sono resa conto che i dolori erano ad intervalli quasi di 10 minuti, ho detto non voglio andare. E quando appunto l'infermiera mi ha detto probabilmente, cioè, se ti visitano e se è tutto ok ti rimandano a casa, io ho guardato sì e ho detto ma come vogliono rimandarmi a casa che io ho dolori? Lui lo lasciano fuori, questione Covid, quindi entro soltanto io, mi portano all'accettazione. C'è un'altra infermiera comunque che mi accoglie e che inizia a farmi una serie di domande dedicate al Covid, alla febbre, dedicate appunto alle contrazioni, ogni quanto più o meno le ho, che soglia del dolore, come le classifico come soglia di dolore, sono un po' di domande. E io ero tipo lì che sulla sedia a rotelle mi hanno messa, ero lì, quando non avevo la contrazione rispondevo tranquilla, quando arrivava la contrazione non riuscivo neanche a parlare. Quindi mi fanno poi entrare, passano quindi una decina di minuti per compilare tutti questi documenti qua, per me sembravano infiniti. Stai intanto fuori preoccupato che mi scrive allora come sta andando, così entro e anche lì altre due ragazze mi fanno un po' di domande sulle contrazioni, vogliono vedere i documenti, della cartella della gravidanza, tutte le analisi eccetera. Io non riuscivo neanche a tirar fuori il foglio dalla cartelletta da quanto dolore avevo. Loro vedono comunque che io non sono proprio così tranquilla, quindi capiscono che effettivamente forse qualcosa si è avviato. Mi fanno poi subito la visita e nel visitarmi mi dicono sei già dilatata di 5 centimetri, andiamo in sala parto. Io non me l'aspettavo, cioè non me l'aspettavo minimamente, perché ero arrivata in ospedale da 10 minuti, un quarto d'ora, ed ero già pronta per andare in sala parto, ero già in travaglio. Quindi chiamo Ste, dico Ste prendi tutto, entra perché ci siamo, andiamo in sala parto. Ansia, proprio ansia, e vado in sala parto da sola dopo una decina di minuti, cioè da sola ovviamente con i medici. Una decina di minuti dopo arriva Ste
arriva, io avevo queste contrazioni che non sopportavo più, e io sapete che volevo l'epidurale, quindi io inizio a chiedere subito l'epidurale. Alla fine, dalle 6 mi fanno l'epidurale, verso le 7 viene l'anestesista, mi controlla e poi mi fanno appunto l'epidurale, che agisce praticamente quasi subito, una decina di minuti, dopo un quarto d'ora io sono già molto più rilassata. Ci siamo. Siamo a buon punto. Manca poco. L'epidurale è santissimo comunque. Stai, come ti senti? Bene. Credo. Beato te. Finché un'ora dopo l'epidurale, io ragazzi non sentivo più niente, stavo benissimo, ero lì sul letto con questa vista meravigliosa sulla città di Brescia. C'era Ste con me, che praticamente è stato con me fin da subito, di questo sono contentissima, perché anche un altro mio terrore era dover stare ricoverata in ospedale e di dover gestire le contrazioni da sola finché non entravo in travaglio attivo. Invece è andato tutto molto veloce e quindi lui l'hanno fatto entrare subito, quindi è sempre stato accanto a me. Le ostetriche erano carinissime, abbiamo parlato un sacco, io ero proprio lì tranquilla sul letto a chiacchierare con loro un po' del parto in sé, ma anche del più e del meno, no? Infatti sono molto molto contenta di averla fatta, sono contenta di essere riuscita di averla fatta nel momento esatto, perché io alla fine ho fatto l'epidurale nel momento perfetto, nel momento giusto. È vero che l'epidurale ha rallentato il travaglio, perché poi io sono arrivata a dilatazione, quindi 10 cm, a mezzogiorno. Se non avessi fatto l'epidurale, sicuramente sarei arrivata a dilatazione molto prima. Però se devo mettere a confronto, attendere di più senza dolore e attendere molto meno, quindi tutto più veloce, ma con il dolore delle contrazioni, sono contenta di aver deciso di fare l'epidurale, che vi consiglio. Se avete anche solo un piccolo dubbio se farlo o no, io vi dico fatelo, perché l'iniezione in sé, la puntura, non è assolutamente fastidiosa. Si sente bruciare tanto tanto quando ti iniettano il liquido, ma è una cosa proprio di un attimo, e poi andate a rilassarvi perché scende il dolore, tant'è che quando arrivava la contrazione dovevo guardare il monitor perché non mi rendevo assolutamente conto di quando arrivava, quindi bellissimo. Poi arriva appunto mezzogiorno, sono dilatata, siamo pronti per iniziare con le spinte. Avendo però io l'epidurale non avevo la sensazione, o almeno a mezzogiorno poi l'ho avuta, però a mezzogiorno non avevo la sensazione di spinta, di spingere, perché la parte sotto dal bacino in giù ero comunque addormentata. Quindi erano le ostetriche a dirmi: sta arrivando la contrazione, prendi un bel respiro e vai. E abbiamo fatto così per circa un'oretta, 40 minuti, sì, dai, 40-50 minuti, dove io spingevo ma non sentivo le spinte. Cioè non sentivo i dolori, l'ultima ora ho proprio sentito, nonostante avessi l'epidurale ho sentito, quindi spingi, spingi, spingi a un certo punto, perché passavo dal letto allo sgabello, perché lo sgabello, essendo seduta, mi hanno detto che aiutava con la forza di gravità nell'uscita più velocemente del bambino, quindi mi sono spostata anche sullo sgabello. A un certo punto ero sullo sgabello verso la fine, erano circa un quarto alle 2, poi ho partorito a 2:22. Ho detto: mi sta venendo da vomitare, mi sta venendo da vomitare, e ho vomitato, 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 e lì non ce la facevo più, tant'è che verso 10 alle 2, 5 alle 2 ho detto: io non ce la faccio più, quanto manca, ditemi se vedete la testa, perché io non ce la faccio più. Quindi continuo a dire: non ce la faccio più, basta, non ce la faccio più, quanto manca, quanto manca, quanto manca. E loro continuavano a dirmi: sei bravissima, non ti sei mai lamentata, ora manca davvero poco, insisti, non mollare, non mollare. Poi inizia a riempirsi la sala parto di medici, perché poi c'era anche il cambio turno, e ho capito che c'eravamo quasi. A un certo punto mi dicono: si tratta ancora di un paio di spinte, resisti, stira dietro di me, perché alla fine ho partorito sullo sgabello, stira dietro di me con le mani sulle mie spalle, che cercava di farmi rilassare
più che poteva, due o tre spinte finali, poi è nato. La sensazione dell'espulsione è stato un... allora bruciava tantissimo, un bruciore pazzesco, ma poi una volta che è uscita la testa in un attimo è uscito tutto, tutto il corpo, e una sensazione proprio di libertà, di essermi totalmente svuotata, e non è che il dolore era passato di punto in bianco, perché comunque c'era ancora da espellere la placenta e tutto, però me lo sono visto lì e mi è passato tutto, ma lui non piangeva, cioè lui non si è messo a piangere subito, io l'ho guardato, loro si sono un attimo così, tra virgolette, allarmati, non ce l'hanno fatto capire, l'hanno preso, non me l'hanno messo subito addosso, l'hanno preso, l'hanno portato via, stia andato con loro, e continuavo a dire, perché non piange, perché non piange, perché non piange, perché non piange, e alle tante l'ho sentito piangere. Poi mi hanno messo sul lettino, stia intanto era lì bello, rilassato, tranquillo, con Tommaso in braccio, e io lì che dovevo ancora espellere la placenta, e poi i punti, non ce la facevo più, gli ho detto basta, quanto manca, perché ho avuto una lacerazione di secondo grado, e anche il momento dei punti, loro mi hanno detto ti metto la cremina anestetizzante, ti metto questo, ti metto l'altro, però i punti si sentono, nonostante il parto sia molto piuttosto il momento dell'espulsione, però anche i punti un minimo si sentono. E alla fine, dopo che mi hanno messo i punti, io mi sono proprio rilassata, mi hanno dato Tommaso, siamo andati nella stanza di attesa di controllo 2 ore post parto, dove me l'hanno fatto attaccare al seno per la prima volta, è venuto il pediatra che l'ha visitato, e poi abbiamo iniziato insomma a dire a tutti è nato, e mi hanno dato le varie foto. Alla fine è andata, è stata tosta, perché non posso dire che sia stata una passeggiata, anzi, nonostante avessi fatto l'epidurale, santissimo epidurale come vi ho detto, e sono contenta di averlo fatto, però la fase espulsiva l'ho sentita ed è, insomma, ed è abbastanza tosta, però è una cosa che si affronta, che si supera, e una volta nato davvero passa tutto. Il post parto io l'ho vissuto benissimo, l'unica cosa che mi ha dato un po' noia sono i punti che ancora ho, che non sono venuti ancora via, e che specialmente all'inizio, la prima settimana, insomma mi hanno dato noia, mi hanno dato fastidio, a volte anche adesso bruciacchiano un po'. Però per il resto, insomma, tutto molto, molto bene. E questa è un po' stata la storia del mio parto, di come abbiamo affrontato questa giornata. Per il resto, punti a parte, io mi sono ripresa subito, perché non ho avuto alcun tipo di problema a livello proprio fisico. Io sono stata bene fin da subito dopo il parto, ma sono contenta di come è andata, sono contenta che è nato prima, così... Non ho dovuto aspettare esattamente il giorno del termine, stare lì in attesa delle contrazioni, perché sono arrivate sorprendendomi un po' in qualche modo. Ed è andata, adesso il piccolino è qua con noi, siamo felicissimi. È bellissimo, comunque una bella emozione, è una bella giornata, nonostante tutto, nonostante i dolori, comunque è una bella giornata che alla fine si affronta con tutta la forza che abbiamo, anzi forse si tira fuori una forza che non pensiamo neanche di avere. E niente, direi che ho parlato abbastanza, forse ho parlato anche fin troppo, quindi chiudo, non voglio annoiarvi ulteriormente, vi mando un grandissimo bacione, faccio un in bocca al lupo a tutte quelle donne che devono partorire di qui a qualche settimana o a qualche mese, insomma a quelle ragazze a cui manca ormai poco, in bocca al lupo, andrà benissimo, siamo forti, ce la facciamo, quindi abbiate fiducia di voi, delle vostre sensazioni, del vostro corpo, perché saprà darvi i messaggi giusti su come affrontare questo momento. Niente, se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un pollicino in su, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, un bacione, a presto, ciao!